questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico pull che vedete quanto mi va largo, che ho deciso di chiamare Pull Life. Questo perché questi colori danno vita, quindi ho deciso di chiamarlo Life. Per quanto riguarda il filato, ve lo mostro subito. Quello che ho usato io è il nuovissimo filato dell'Adrian Wool che si chiama Invernale. Il colore che ho usato io è il 105, che ha queste fantastiche sfumature. C'è il viola, c'è il lilla, c'è un giallo, c'è il blu, quindi veramente fantastico. Guardate che bello! Ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 165 metri ed è un misto di lana, poliamide, poliestere e acrilico, ma è morbidissimo e soprattutto caldissimo. Ora vi dico già che io per realizzare questa pull ho utilizzato 250 grammi di questo filato, ma voglio farvi vedere anche altri colori disponibili sul sito. Eccoli qua, guardate, sono uno più bello dell'altro. Questi ne sono tre, ma ce ne sono veramente tanti altri. Uno che ha dei colori sulla terra che sono fantastici, quindi guardate che meraviglia. Dicevo, quindi per una taglia S occorrono 250 grammi e io ho lavorato con l'uncinetto del 5,5 e anche del 6. Del 6 solo per fare gli ultimi giri sotto e rendere questo pull ancora più largo. Ora per una taglia M vi occorrono 300 grammi, quindi 6 gomitoli. Naturalmente se lo volete fare con le maniche più lunghe aggiungete un altro gomitolo. Stessa cosa taglia L, servono 350 grammi, uno gomitolo in più se volete aggiungere fare le maniche più lunghe. Stessa cosa anche per la taglia S, io ho fatto 250 grammi, ma se volete fare le maniche più lunghe dovete prendere per forza un altro gomitolo, perché io del mio l'ho veramente consumati tutti, dell'ultimo gomitolo mi è rimasto veramente poco. Poco poco filato. Detto ciò, come sempre, quindi vi lascio il link in descrizione al mio filato e naturalmente vi dico anche che nella descrizione troverete anche il PDF per poter realizzare questo pull invece di seguire il tutorial, ma seguendo le istruzioni scritte passo per passo. Per quanto riguarda invece la struttura, chiamiamola così, il modello di questa maglia, di questo pull, allora io vi dico già che questa è una lavorazione a T, quindi si vanno a creare prima i rettangoli sopra. Io ho usato un punto diverso, più ondulato, che dà queste forma proprio che sembrano delle piccole ondine. Quindi due rettangoli che siamo da una, che sono lunghi da un mio gomito all'altro, sia avanti che indietro. Ve lo faccio vedere, ecco che poi sono andata a cucire insieme una volta terminata la maglia. Comunque si fanno due rettangoli, si vanno a mettere i marcapunti e poi si lavora la parte sotto della maglia del pull. Come potete vedere sono giri di maglia alte, ma maglie alte rilevo sul dietro in modo tale da avere ancora questo effetto che dà ancora più risalto al filato. Una volta terminata la maglia, e voi potete farla anche più lunga, fare una sorta di vestito, si vanno appunto a cucire le maniche, quindi si cuce sotto da questa parte, questa e anche sopra. Sopra potete andare a cucire quanto volete, quindi potete stringere maggiormente il collo, farò ancora un po' più largo, quindi cucire meno per creare uno scollo più a barca. Quindi veramente due punti semplicissimi, quello sopra si realizza con due giri, quello di sotto con un giro solo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così come sempre, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Wool linea invernale. Il colore che userò io è il 105, che ha queste fantastiche sfumature che vanno dal viola al beige al blu, quindi veramente tantissimi colori. C'è anche un po' di lilla, però qui vedete ci sono anche altri colori disponibili. Allora, io lavorerò con l'uncinetto del numero 5,5. Come avrete potuto vedere dall'inizio del video, la creazione che andiamo a fare si ottiene creando due rettangoli e poi lavorando il corpo della maglia. I due rettangoli servono per realizzare le maniche, la parte sopra, quindi diciamo degli scalfi, appunto della nostra maglia. I rettangoli, naturalmente, più andrete a mettere catenelle, più diventeranno lunghe, quindi le maniche più verranno lunghe. Io farò delle maniche che vanno dal gomito all'altro gomito, quindi circa 117 centimetri. Ora, per ottenere questa misurazione, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3 a cui
vanno aggiunte due catenelle che servono per avere l'inizio uguale alla fine. Quindi io realizzerò due rettangoli non uguali, il rettangolo avanti sarà di due motivi più lungo, quindi la lavorazione che mi andava a fare ho detto che si ottiene con un multiplo di 3 a cui vanno aggiunte due catenelle che serve per avere l'inizio uguale alla fine. Nel mio caso io nel rettangolo dietro andrò a montare 137 catenelle, quindi 135 con un multiplo di 3 più 2 catenelle, mentre per la parte dietro io andrò a montare 143 catenelle, quindi due motivi in più e in più le due catenelle. Qui vi farò vedere soltanto una piccola parte, quindi naturalmente se voi volete fare le maniche più lunghe dovete andare a mettere più catenelle misurando appunto dove volete che vi arrivino le maniche, mentre una volta io ho fatto questi due rettangoli poi li andremo a cucire insieme. La lavorazione quindi non si svilupperà in lunghezza ma in altezza, che equivale all'altezza che deve essere uguale ai vostri scalfi, nel mio caso circa 13-14 nel mio caso circa 14 centimetri, mentre per le altre, per una taglia M dovete fare un'altezza che sia di almeno 17 centimetri, per una taglia L dovrebbe essere di almeno 19-20 centimetri. Naturalmente più alto le fate più le maniche verranno larghe. Detto ciò, quindi possiamo iniziare a fare il nostro lavoro, la nostra lavorazione. Quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare due catenelle che sono sulla prima maglia alta. Salto la prima delle mie catenelle di base, ne salto altre due, quindi ne salto un totale di 3. Quello che vado a fare adesso lo farò per tutto il giro, quindi entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, torno indietro, salto una catenella, quindi qui dove ho fatto la maglia alta salto questa catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta sul davanti, quindi in questa maniera ho un incrocio delle maglie alte e si ricomincia da capo. Questa volta salto due catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, torno indietro nella prima catenella che ho lasciato libera, quindi salto questa che sta più vicino dove ho fatto la maglia alta, torno nella prima e vado a fare una maglia alta sul davanti e si ricomincia, salto 2 catenelle, entro nella terza, vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, torno indietro entrando nella prima catenella che ho lasciato libera facendo una maglia alta. Bisogna fare questo per tutto il giro, chiamiamo questo giro base perché poi in realtà i giri che andiamo a ripetere sono gli altri due, quindi ancora salto 2 catenelle, entro nella terza maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Quindi dobbiamo andare a fare questo per tutto il nostro giro e terminiamo il giro andando nell'ultima catenella e facendo una maglia alta. Quindi questo è il giro base. Ci giriamo con la lavorazione e allora in questo caso diciamo che andiamo a fare il nostro primo giro. O rialzate con una catenella, fate come me, rientrate dentro la maglia alta e fate direttamente una maglia bassa. Una maglia bassa dove abbiamo la maglia alta, una maglia bassa nell'archetto di una catenella e una maglia bassa dove abbiamo la maglia alta e si ricomincia, quindi maglia bassa dove abbiamo la maglia alta, maglia bassa nell'archetto di una catenella, maglia bassa nella maglia alta e bisogna fare questo per tutto il primo giro, maglia alta nella maglia alta nell'archetto, scusate, maglia bassa nell'archetto, maglia bassa sopra la maglia alta e di nuovo maglia bassa sopra la maglia alta, maglia bassa sopra nell'archetto di una catenella, maglia bassa sopra la maglia alta e terminiamo il giro entrando nella terza catenella che qui è la nostra prima maglia alta e facendo una maglia bassa. Quindi abbiamo terminato il primo giro. A questo punto andiamo a fare il nostro secondo giro e andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto 2 maglie di base, quindi non la prima, quindi che dove abbiamo fatto la nostra maglia alta, salto 2 maglie di base, 1 e 2 maglie basse, entro nella terza e vado a fare una maglia alta,
catenella di separazione, prendo il filo, torno indietro, ma invece di entrare nella maglia bassa vado tra la maglia alta e la maglia alta dell'incrocio. Quindi vedete, scendo di un giro, prendo il filo, lo tiro in modo tale che la lavorazione non tiri, quindi vedete torno all'altezza di prima e vado a fare la mia maglia alta. E devo fare questo per tutto il giro, quindi salto 2 catenelle, scusatemi, devo tirare un po' di filo, salto 2 maglie basse, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, vado in questo caso tra i due gruppi di 2 maglie alte incrociate, prendo il filo, tiro in modo tale che la lavorazione non tiri e vado a fare una maglia alta. Ancora, quindi salto 2 maglie basse, entro nella terza, vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, vado tra i due gruppi di 2 maglie alte incrociate e tiro il filo e vado a fare una maglia alta. Mi raccomando, tirate sempre bene il filo in modo tale che la lavorazione non vi tiri, non si pieghi in questa maniera. Quindi continuiamo ancora, questo va fatto per tutto il secondo giro. Saltiamo 2 maglie basse, andiamo a fare una maglia alta, catenella, prendiamo il filo, andiamo tra i due gruppi di 2 maglie alte incrociate, tiriamo e andiamo a fare una maglia alta. E terminiamo il giro andando nell'ultima maglia alta, facendo una nell'ultima maglia bassa per fare una maglia alta. E si ricomincia da capo, di nuovo dal primo giro, quindi una maglia bassa sopra ogni maglia alta, una maglia bassa nell'archetto, una maglia bassa sopra ogni maglia alta, una maglia bassa in ogni archetto. Rifaccio velocemente il primo giro in modo da farvi rivedere come andare a fare il secondo giro. Come vi dicevo, io dovrò fare 2 rettangoli, quello avanti di 2 motivi più lunghi, e stessa cosa dovrete fare anche voi, e vi dirò naturalmente quante volte poi sono andata a ripetere i giri. Quindi vedete, sono di nuovo a fare il secondo giro, quindi sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto 2 maglie basse, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella, vado tra la maglia alta e le 2 maglie alte incrociate, prendo il filo, tiro e faccio una maglia alta. Di nuovo salto 2 maglie basse, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, vado tra i due gruppi di 2 maglie alte, quindi salto sempre la riga con la maglia bassa, tiro il filo e vado a fare una maglia alta incrociata sul davanti, e questa è la lavorazione che viene fuori. Quindi io adesso vi dirò, una volta terminati i 2 rettangoli, quante volte sono andata a fare i 2 giri. Allora, ho terminato i 2 rettangoli. Come vi ho detto, il rettangolo avanti l'ho fatto 2 motivi più grande, quindi dietro io ho in totale 45 motivi, mentre avanti ne ho 47. Per quanto riguarda invece l'altezza dei miei rettangoli, ho ripetuto i 2 giri per 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte e poi sono arrivata a ripetere soltanto il primo giro. Stessa cosa naturalmente anche dietro. A questo punto per me va benissimo come misurazione in larghezza. Io vi dico che ho circa in lunghezza i miei rettangoli, quello più corto misura circa 119 centimetri, quindi 3 centimetri in più quello che va avanti. A questo punto andiamo a mettere i marcatori. Contando dall'esterno verso l'interno, io ho contato 16 motivi. Per motivi intendo queste sorte di X, mettiamole così, e ne ho contate 16 avanti, 16 dietro, e sono andata a mettere il mio marcatore nella catenella di separazione, appunto tra le 2 maglie alte incrociate. Stessa cosa da quest'altro lato, ho contato 16 e nel 16esimo, nell'archetto di una catenella che mi separa le due maglie alte, ho messo il marcatore sia avanti che dietro. In questa maniera io ho poi 13 motivi avanti e 15 motivi dietro. Mi raccomando, questo significa che nella mia manica sono circa, aspettate che riprendo il metro per controllare meglio,
sono circa 39 centimetri. Ora, per una taglia più grande, quindi taglia M o taglia L, naturalmente dovete mettere più motivi liberi al centro. Se io ne ho messi 17 avanti e 15 dietro, scusate, conto bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sì, allora 15 dietro e, come ho detto, 17 liberi avanti, quindi non ho contato questi, sto contando quelli liberi. Per una taglia M ne dovete mettere almeno 3 motivi in più sul davanti e 2 motivi in più sul dietro, mentre per una taglia L dovete andare a mettere 4 motivi in più sul davanti e 3 motivi in più dietro. Questo per avere questa larghezza qui. Io vi dico già che dietro la mia larghezza libera è di circa 38 centimetri e infatti quella avanti è di circa 41 centimetri. Bene, fatto questo, quindi naturalmente mettete i marcatori, metteteli anche sopra e andate a provarvi la maglia. Anche per quanto riguarda l'altezza, secondo me taglia M deve andare a fare almeno altri 2 motivi in più rispetto a me, taglia L almeno 4 motivi in più rispetto a me, per poter mettere i marcapunti e quindi poi andare a lavorare il corpo della maglia. Per quanto riguarda il corpo della maglia, io ho deciso che però cambierò motivo, non andrò a fare ancora questo motivo, ma farò un motivo più chiuso e più classico. Alternerò giri di maglie alte in rilievo, quindi mi aggancio qui di lato in modo tale appunto da andare a fare la chiusura e l'inizio del giro sempre di lato, quindi vado direttamente nell'archetto del davanti e nell'archetto di una catenella dietro. Quindi tolgo il mio marcapunti, così non mi dà più, non vedete la lavorazione. Quindi mi aggancio con il mio filo e vado a fare la mia maglia alta, quindi 3 catenelle. Dopo fermerò meglio il filo e vado a lavorare come ho sempre lavorato prima adesso. Quindi entro dove ho la maglia alta in rilievo e la maglia alta incrociata, vado a fare una maglia alta, maglia alta incrociata e vado a fare una maglia alta all'interno dell'archetto, maglia alta, e continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare all'altro marcatore e vi faccio rivedere appunto come passare dalla parte dietro, in questo momento io sono alla parte dietro, alla parte avanti. Sono arrivata quindi al secondo marcapunti, quindi vado sempre a fare una maglia alta dove ho la maglia alta incrociata. Prendo il filo, entro nell'archetto del davanti, vado nell'archetto di una catenella, scusate, del dietro, vado in quello davanti perché adesso sto passando nella parte avanti, tolgo il mio marcapunti e vado a fare la mia maglia alta. E poi continuo di nuovo a lavorare normalmente. Mi raccomando, una volta fatto il corpo andremo a cucire sotto le nostre maniche e anche sul sopra, però sopra sono ancora indecisa se chiudere del tutto, quindi cucire tutta la manica, o lasciare un po' aperto in modo da creare quella apertura un po' sulle spalle. Devo ancora decidere, comunque adesso continuo a lavorare, vi farò vedere come terminare il giro e come andare a lavorare poi il secondo. Sto terminando il giro, ho fatto l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. E adesso 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e vado a fare una maglia alta in rilievo sul dietro sopra ogni maglia alta. E questo è il giro che andrò sempre a ripetere per tutta la lunghezza della mia maglia. Mi raccomando, se avete bisogno di fare degli aumenti lateralmente dove avete la maglia alta, qui ne fate 2 nella stessa maglia di base in modo tale da aumentare, e potete fare la stessa cosa anche da quest'altro lato. Fare gli aumenti fateli sempre di lato, potete fare gli aumenti che volete, casomai lo volete trasformare in un vestito invece che in un maglione, oppure se dovete aumentare volete lavorazione ancora più morbida, dal numero 5 e mezzo andate a lavorare con l'uncinetto del numero 6. Se avete bisogno di stringere, dal numero 5 e mezzo andate a lavorare con l'uncinetto del numero 5.
Dunque, io ho ripetuto il giro di maglie alte in rilievo sul dietro per 33 volte, quindi dal primo giro che abbiamo fatto normale, poi ho fatto il giro in maglie alte rilieve e l'ho ripetuto per un totale di 34 volte. Io non sono andata a fare degli aumenti, ho soltanto verso la fine cambiato l'uncinetto passando a lavorare da quello del 5 e mezzo a quello del 6, non ho fatto altro, quindi solo gli ultimi, diciamo, 5-6 giri l'ho fatto per averlo ancora più largo sui fianchi, però come potete vedere in realtà già da solo si è andata ad allargare, proprio perché sappiamo che quando facciamo giri di maglie alte solitamente la lavorazione comunque tende ad allargarsi un po', quindi io non ho fatto nessun tipo di aumento, però come vi ho detto all'inizio potete fare tutti gli aumenti. A questo punto, una volta quindi terminato la parte di sotto, sono andata a cucire le mie maniche, cucendo dalla parte di sotto, dall'esterno verso l'interno per arrivare dove ho messo i marcatori, sopra cucito un po' di più. Vi dico precisamente quanto sono andata a cucire. Ho cucito per circa 46 centimetri, quindi dall'esterno verso l'interno ho cucito per 46 centimetri circa, lasciando quindi, scusate, questa è la parte dietro, questa è la parte avanti, ho girato male la mia maglia, ecco, questa è la parte avanti, perché vedete il collo cede un po', proprio perché qui io ho i motivi in più, quindi diciamo che come scolo io ho un 27 centimetri circa. Naturalmente ho fatto la stessa cosa anche da questa parte, andando a cucire sotto e andando a cucire lo stesso centimetri anche sopra. Diciamo che, per far capire, io ho cucito per 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, per 19 19 motivi, e per motivi io intendo le X, sia naturalmente che a destra che a sinistra. Quindi anche questa maglia è terminata.